Un vero e proprio arsenale con tanto di giubbini antiproiettile, materiale in genere adoperato da comandi per le cosiddette stese. I carabinieri del reparto territoriale di Nocciola Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese, hanno rinvenuto in un fondo agricolo di Pagani 8 pistole di vario calibro, una mitraglietta da guerra calibro 7,65, circa 1.300 munizioni e due giubbotti antiproiettile. La scoperta, nel corso di un servizio di controllo dei carabinieri della sezione operativa del nucleo radiomobile del reparto territoriale di Nocera, è finito in manette un 48enne del posto incensurato. Stiamo indagando a 360 gradi perché è una persona incensurata, quindi ha sorpreso pure noi in normali controlli all'esercizio che lui aveva di questa specie di officina meccanica. Tant'è vero che abbiamo trovato anche dei motori con matricole a brase, quindi eravamo lì per altro tipo di accertamenti. Poi dalla perquisizione fatta sul posto siamo riusciti a rinvenire anche queste armi e un numero considerevole di munizioni. Ieri sera abbiamo finito di contarle, sono oltre 1.300, quindi anche più di quelle che abbiamo indicato nel primo comunicato. Abbiamo subito contattato chiaramente per il coordinamento il procuratore della Repubblica, quindi il dottor Centore, e quindi da questo momento in poi cercheremo di ricostruire come mai questa persona incensurata aveva a disposizione questa Santa Barbara, come l'abbiamo chiamata noi, un arsenale, perché 8 armi comuni da sparo, ma soprattutto una mitraglietta da guerra, perché la Uzi è una mitraglietta da guerra, ci fa pensare che ci siano dei collegamenti un poco più importanti. Per l'uomo arrestato l'accusa è di detenzione illegale di armi comuni da sparo e da guerra. È stato portato al carcere di Benevento ed è proprio sulla sua figura che si concentrano le indagini dei militari dell'arma. Perché deteneva quell'arsenale? Per conto di chi? A cosa sarebbero servite quelle armi? E soprattutto è da stabilire se ci siano o meno collegamenti con la criminalità organizzata locale. L'ingente ritrovamento farebbe pensare a collegamenti importanti. Incensurato, ma vicino o familiare di qualche boss della zona? Al momento non abbiamo questa evidenza, però è proprio su quello che stiamo lavorando, cioè dobbiamo capire a disposizione di chi si è messo, visto che sono un numero considerevole di armi e non stiamo parlando di un collezionista, quindi era una detenzione illegittima, chiaramente, una detenzione illegale con matricole a brase, quindi ripeto con un numero consistente di vario calibro, soprattutto di munizionamento. Per cui è importante, è un altro particolare che ci fa molto riflettere è il ritrovamento di due giubbotti antiproiettile. Per cui non è solo armi e munizioni, ma c'è proprio tutto quello che serve per un comando piuttosto che per una stesa, quelle che appunto fanno in questo territorio per dimostrare la loro primazia, la loro superiorità con la violenza e con l'arroganza. L'arroganza.